Terza giornata del 15° congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Mauro Zanella che abbiamo ascoltato, che ho personalmente ascoltato per radio in un intervento molto appassionato che ha trasmesso emozione, in quanto Mauro ha raccontato di due momenti che ha vissuto che lo hanno coinvolto emotivamente. L'uno è l'ascolto di una persona qui ospite che è venuta, che ha una donna proveniente, se non credo, dalla Somalia, se non sbaglio, dalla Siria, che ha raccontato una sua esperienza drammatica. Adesso Mauro ci dirà di chi si tratta, ed è stato molto bello perché è trasparsa nell'esposizione proprio l'emozione che lui ha vissuto, la commozione, e poi anche un altro momento che lui in qualche modo ha ritenuto di condividere con tutti gli ascoltatori, il rammarico per la non presenza di quelli che considera appunto dei compagni. Io considero questa cosa, infatti ho detto che questa più che una intervista sarà una piccola conversazione con Mauro, una cosa di cui mi rammarico anche io molto, cioè lo strazio della buona fede e della militanza, proprio lo strazio della militanza nel dover assistere a quella che io considero una jihad, una divisione interna veramente, io ritengo, seppur motivata, ma insomma motivata da motivi di una futilità tale rispetto al danno gravissimo che va a realizzare proprio nell'animo dei ancora militanti che vivono con una certa purezza e candore la vicinanza a questo movimento e che in qualche modo vedono veramente crollare in sé una serie di punti fermi. Ecco Mauro, sei disponibile a condividere con noi anche di nuovo su Liberi TV questa emozione che tu hai raccontato? Senz'altro, nessuna difficoltà a condividere un'emozione. Io in questa occasione, come dal palco, vivo sempre quel minimo di imbarazzo perché è normale. Detto questo, allora il primo accenno che ho fatto appunto a questa meravigliosa giovane signora, che è di una minoranza, io ricordo solo, e il nome ce l'ho scritto dentro, non me lo ricordo, comunque una bellissima persona che ha raccontato tra le varie cose, lei ora vive in Germania, ovviamente ha perso un po' tutto da quando è dovuta fuggire, e che tra le varie cose che ha raccontato, lì si è commossa lei e un attimo dopo mi ero letteralmente commossa anch'io, quando tra le varie brutture di cui ha avuto notizia è di una mamma che mentre veniva violentata la figlia stava nella sesta stanza e ovviamente bambina piccolina piangeva. Indubbiamente sono quelle cose terribili, forti, che non lo so, io quasi non riesco a capirle, perché anche ammesso che io voglia essere un violentatore, anche ammesso che non me ne freghi niente, che poi magari in fondo posso pure pensare che a lei gli sta bene, ammesso, come posso non pensare al danno che faccio nel momento che faccio assistere a questa violenza, a questa prepotenza, o anche solo a questo atto sessuale, però in cui vedo che mia madre si ribella, ecco, mi sembra una cosa terribile, paurosa. E ovviamente mi è sembrato simpatico per me più che altro poi andare a stringere la mano a questa giovane donna, e in qualche modo più a gesti che con il mio pessimo inglese farle capire, ma lei mi ha capito benissimo. Invece l'altra emozione a cui accennavi è appunto quella di provare un disagio per non vedere qui, mentre io ho vissuto anche il congresso di Re Bibbia, dove c'era sia la fazione, chiamiamola Partito Radicale Transnazionale, sia la fazione, chiamiamola anche qui, di coloro che sono solo o essenzialmente più vicini a Radicali Italiani. Io, essendo radicale da sempre, per esattezza dalla mia prima militanza a dicembre del 76, quindi tra poco sono 40 anni, per me tante di queste persone erano e restano dei compagni di cui ho difficoltà a capire quale sia il motivo vero, profondo, per cui Tizio guardi storto, quasi con rabbia o se non addirittura con disprezzo, Caio, o Caia che è uguale,
mentre dall'altra parte, più facile ancora, si guardi con disprezzo, più facile perché nel senso che così l'ho vissuta Re Bibbia, a me è sembrato che a Re Bibbia ci fosse proprio un clima pesante per cui molti amici, compagni radicali, più legati a quella direzione, guardassero con rabbia, con disgusto, alcuni esponenti di quelli che sarebbero i radicali italiani. E mi lancio in una mezza idea che vagamente ho accennato. Allora, mentre ho già detto che quasi sicuramente io mi iscriverò sia a PRT che a Radicali Italiani, come faccio ormai da credo 35-36 anni, beh prima non c'era Radicali Italiani, ma insomma da sempre. Contemporaneamente mi piacerebbe andare a trovare per esempio Maurizio Turco, andare a trovare così proprio come compagno di tante battaglie e parlarci, anche per vedere sul suo viso e le emozioni che prova lui e come potrebbe spiegarmi sentire perché magari perché un Riccardo Maggi è un deficiente, perché un Gianfranco Spadaccia è un traditore, perché tanti altri tu li vedi come degli avversari politici, manco fossero, non so, il peggiore partito che possono vivere loro. Ecco, capire. Quindi questa è una cosa che forse riuscirò a mettere in atto, sperando ovviamente, no, essendo certo che mi riceverebbe, su questo lo diamolo per sicuro, però poi anche un po' col timore che davvero sia così incancrenita la situazione, per cui anche magari un Maurizio o una Rita Bernardini o un Walter Veceglio che possano guardarmi storto, magari solo perché, spero di no, perché io non ho capito perché ancora frequento questa gentaccia. O forse anche perché soltanto tu, e non è poco, incarni realmente quella che era il messaggio o il termine che spesso usava Marco, che era quello lì dell'essere compagni. Cioè l'essere compagni nel senso di condividere alcune cose, condividere nel senso di vivere insieme, non necessariamente di essere d'accordo su tutto, che mi sembra appunto cosa che, concetto che mi sembra che con questo comportamento venga invece completamente travisato, negato, contraddetto, come pure, appunto ti volevo chiedere anche un parere su questo, perché è stato anche oggetto di alcune nostre interviste, per esempio con Vincenzo Lita, il fatto che alla marcia per la libertà dei popoli oppressi che si è tenuta qualche settimana fa, cosa che Marco Pannella teneva, a cui teneva moltissimo, e l'anno scorso ci si era trascinato, stava male con la macchina sotto la pioggia, era anche intervenuto sul palco, beh, una parte del partito non c'era, nessuno ha parlato in nome nel comizio finale per conto di quella parte di partito, di quel partito che sedicente continuatore di una tradizione pannelliana, quando io personalmente ovviamente da tempo fattuato eccetera ritengo che invece la continuazione pannelliana non sia certo in questo tipo di comportamento. Perfetto, le ultime parole che hai detto mi trovo non d'accordo, ma di più, perché in effetti io credo che Marco, se potesse esprimerlo al di là delle sue durezze di rimandare facilmente a quel paese chiunque, io non ho avuto questa avventura, però voglio dire, poteva benissimo succedere, però al di là di questa sua durezza, Marco ha sempre tenuto, a me mi ha insegnato tutto lui, si può dire politicamente, che appunto quello di essere al massimo addirittura vedere quello della parte più lontana, che so, che sia Alleanza Nazionale o che sia coloro che magari hanno picchiato Autoso De Luca tanti anni fa, estrema sinistra, però vederlo al massimo come un avversario politico. Ma qui scusami se ti interrompo, qui non stiamo alla distanza che possiamo chiamare comunemente politica, qui la questione diventa quasi personale, perché qui stiamo parlando di persone che fino a qualche anno fa comunque sia facevano politica insieme e che comunque sia hanno fatto
e per esempio nella memoria, nell'archivio della tua memoria sicuramente ci sarà, anni e anni di cose insieme, battaglie insieme, condividendo la pioggia sui tavolini, il freddo o le file per le presentazioni delle liste, nelle roulotte e tant'altro. Cioè tutto questo viene completamente dimenticato, viene completamente negato per cosa? Per una cosa che io non riesco a non definire personalistica, perché... Ma perché? Perché le cose personali e personalistiche sono quelle che incidono di più sui comportamenti umani, perché poi anche le questioni di principio, insomma, a un certo punto lasciano il passo a quella che è un minimo di ragionevolezza. Qui veramente anche la ragionevolezza mi sembra che sia andata proprio, sia evaporata. Io posso dirti che forse nel mio incredibile ottimismo non dispero che si possa ancora ricomporre quella che per molti ormai è una frattura insanabile. Del resto, ecco, anche un episodio simpatico. Secondo me Marco, poi, nel profondo, era ancora più ottimista di me. Io sono un grande ottimista. Ricordo che una volta, alla fine di un qualche fatto, in cui magari si sperava di raggiungere un certo obiettivo, io alla fine di alcuni interventi andai da Marco nei corridoi, un congresso a Chianciano, e gli chiesi: ma Marco, che pensi? Eravamo solo io e lui, vabbè, c'era un altro giovanotto che stavano parlando di cose tecniche. Sì, Marco, ma che pensi? Ce la facciamo? Così, proprio sic et simpliciter. E lui mi rispose: guarda Mauro, è molto difficile, io penso di no. Invece poi quell'obiettivo noi lo raggiungemmo. Io ricordo solo questo, che lui mi ha detto di no, e che invece poi quell'obiettivo, chissà se era i 10.000 iscritti, non me lo ricordo. Questo per dirti quanto poi determinato, forte, fiducioso, ottimista era Marco. Quindi come posso io oggi immaginare che io e te ci guardiamo storto e non possiamo fare un percorso insieme quando radicale sei tu, ammesso che tu sia più vicino? No, ma questo esempio è molto calzante, perché su questo abbiamo parlato più di una volta e ci siamo trovati su posizioni contrapposte, però mi sembra che non abbiamo smesso di continuare a comunicare quando ci si incontrava, io e te personalmente, nei congressi o in altre occasioni, pur stando su versanti opposti. Perché invece anche la comunicazione si va a recidere, veramente contraddire tutto, è un veramente contraddirsi proprio nella propria storia anche. Mi ricorda un po', sì, mi ricorda un po' i polli manzoniani, che mentre i capponi, mentre venivano portati per essere regalati, invece di chiaramente solidarizzare, quelli si beccavano tra di loro. Ora qui appunto siamo quattro capponi, quattro gatti o quattro polli, e litigare per qualcosa che, ripeto, continuo a non capire, forse che davvero sono ingenuo o qui comincio a sospettare di essere stupido, tu probabilmente meno ingenuo di me forse hai individuato in qualche modo più, o immagini più chiaramente i motivi profondi. Io non riesco nemmeno a immaginare ci sia la malafede, né da parte, se volessimo banalizzare con due nomi, né in Maurizio Turco, né tantomeno, ma uguale, in un Riccardo Maggi. Cioè non riesco a immaginare questa malafede. Per cui perché io ce l'ho tanto con te e tu ce l'hai tanto con me? Boh, è un mistero che chissà se la storia... Tra noi due ci sono diversità di opinioni, ma per il pieno rispetto. Sì, no, ho capito, tra noi comunque sia, tornando alla metafora, c'è pieno rispetto, c'è comunicazione, c'è possibilità di intendersi, di rivedere, anch'io ho rivisto in passato alcune mie posizioni riguardo ad alcune persone, sempre nell'ambito del mondo radicale. Vedremo come andrà, speriamo. Comunque noi, per quanto riguarda Libre TV, faremo il possibile ovviamente per essere presenti all'appuntamento che ci sarà fra una settimana. Non sono in grado purtroppo per motivi tecnici di essere presente alle conferenze stampa che da oggi tutti i giorni si terranno a Torre Argentina alle ore 11, ma lo diciamo anche per pubblicizzarle, per parlare di questa marcia. Però alla marcia, all'arrivo ovviamente saremo presenti a San Pietro, sperando che il colonnato regga in piedi il terremoto, che non ci riservi delle sorprese. Sì, che devo dirti, è troppo facile dire d'accordo con te su tutto, perché il momento che c'è un dialogo, il momento che c'è il rispetto dell'altro, non si può immaginare diversamente. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, sicuramente molti non lo sanno, noi abbiamo ospitato, noi, il mondo radicale,
lì a Torre Argentina, non mi ricordo in quale grande occasione, abbiamo ospitato un giovanotto di casa Pound. Ovviamente penso che nessuno sospetterà che noi abbiamo vicinanza ideale o ideologica con le idee chiamiamola estrema destra, di casa Pound. Però perché io non debba ascoltare, non debbo parlare con uno di casa Pound, magari anche per scoprire quel poco che comunque ci accomuna, perché sono sicuro che poi nell'essere umano, chiunque, tra due individui c'è sempre un qualcosa che condividiamo, anche se poi magari 99 ci dividono. Noi abbiamo ospitato casa Pound e ne sono fiero. Noi abbiamo candidato Cicciolina, e mi ricordo gli improperi, e ne sono fiero. E ricordo però che i compagni, ultimo episodio tanto per annoiarvi, i compagni della, chiamiamola, sinistra pura e dura, a Piazza Navona mi presi pure un calcio da uno di questi, perché chiaramente io incarnavo l'idiota radicale che aveva pure candidato Cicciolina, ovviamente ero favorevole, e uno di questi risposi, dico: ma guarda, se non ci fosse oggi Ilona Staver candidata, bisognerebbe inventarla, perché di fronte a certa stupidità, di fronte a non capire un discorso di, potremmo dire, di avanzamento culturale, di apertura, di dialogo con tutti, e perché non con una donna che godeva una discutibile fama, il momento che poi però è il momento che sei candidato, magari sei pure eletta, puoi anche dimostrare di fare un ottimo lavoro. Infatti fece un ottimo lavoro parlamentare. Ecco. Quindi sì, infatti ecco, però vallo a spiegare a persone che in qualche modo partono, come dire, con i paletti, no, io con te manco ci parlo. Peraltro Liberi TV Casa Pound è stata ospite in un convegno che ha registrato, un convegno sul divorzio breve, ancora non era stato istituito, dobbiamo dirlo, da Renzi. Divorzio breve organizzato grazie a Diego Sabatinelli, e ricordiamo anche era presente senza barcode di Sheila Bobba. E con questi ricordi mitologici della storia, della breve storia della vita di Liberi TV, e con la lunga storia di militanza di Mauro Zanella, lo ringraziamo per aver condiviso su Liberi TV con il pubblico che ci segue questi ricordi e queste emozioni. Grazie ancora. Grazie a te.